Bentrovati ad un nuovo appuntamento di A Tu per Tu, il nostro contenitore prettamente politico. Questo è appunto il taglio che gli vogliamo dare proprio in questa nuova stagione, ovviamente sempre in compagnia del nostro Davide Faltoni. Buonasera a tutti, bentrovati. E in questo caso adesso vi faranno vedere qual è l'ospite che è con noi, Bernardo Mennini, ovvero segretario provinciale di Forza Italia, nonché presidente di ATAM. Però in questo caso noi preferiamo la prima di qualifica. Certo. Esatto. Allora, insomma, una nomina che è abbastanza fresca, no? Perché questo, la guida, insomma, del partito, ecco, è arrivata da quest'estate. Intanto, insomma, visto che l'abbiamo sempre visto un po' più lavorare sulle questioni un pochino più pratiche, quindi ATAM, insomma, l'impegno proprio politico netto, così molto definito, è la prima volta. Perché accettare intanto questa... Io, diciamo, che sono sempre stato un militante di Forza Italia, ho sempre militato e sono stato un dirigente. Io sono oggi stato indicato dal nostro coordinatore regionale Mugnai, coordinatore provinciale, perché ero vice coordinatore, quindi io sono sempre stato all'interno ero vice di Maurizio Dettore, che poi è diventato parlamentare, e quindi è stato naturale che Stefano mi ha dato grande fiducia, e è stato naturale tecnicamente che il vice segretario potesse anche fare il segretario, quindi questo è stato il meccanismo. Chiaro, io oggi sono coordinatore perché mi ha dato fiducia il coordinatore regionale. Quindi, insomma, una volta che Dettore, ecco, è andato a Roma, certo, Bernardo, grande risultato. Maurizio ha vinto una partita importante, non scontata, insomma. Maurizio ha vinto, sì, sul collegio con dei numeri importanti, e veramente è stata una promozione sul campo, perché lui ha avuto il grande merito nel corso degli anni di essere colui che ha fatto sempre un passo indietro rispetto ad altre facili carriere, e devo dire che ha saputo vincere in un collegio difficile con risultato netto. Forza Italia ha una base, a delle sezioni, dei circoli, non so come definirle. Siamo sempre stati organizzati territorialmente, abbiamo avuto sempre in ogni comune, tanto è vero che il risultato delle provinciali lo dimostra, che noi abbiamo una rete vera, nel senso di persone esistenti. Forza Italia è un partito che ha una sua età, voglio dire, nasce nel 1993, quindi, insomma, la sua storia ce l'ha. Negli anni ha formato delle classi dirigenti, ha un tesseramento, ha una vita politica e ha consiglieri comunali. Ripeto, il risultato delle provinciali basato sull'elezione dei consiglieri ha dato anche a Forza Italia il risultato migliore, perché noi abbiamo il gruppo consigliare, più numeroso, abbiamo due consiglieri, Federico Scapecchi, che è il più votato tra le altre cose, oltre a essere il capogruppo, e Rosara Migliore, quindi noi abbiamo eletto due consiglieri, sono stati eletti dai consiglieri comunali, pertanto questo dimostra che noi abbiamo una rete vera, perché il risultato ha premiato il lavoro di anni nel territorio. Ecco, perché però te hai detto sono stato scelto dal segretario e non dal coordinatore regionale e non dalla base? Cioè, presumo comunque rappresenterai la base. Assolutamente, e è una domanda molto intelligente la tua, perché appunto è stata una nomina necessaria, perché Maurizio è andato in Parlamento, quindi verrà tutto quanto validato da un congresso, come è normale essere, quindi la mia è una nomina che poi, se riscuoterà il consenso degli iscritti, già se ne parla nei prossimi mesi, insomma, un congresso vicino, e se io verrò confermato sarò segretario eletto. Oggi sono segretario nominato, quindi è stata un'esigenza temporanea dovuta al fatto che Maurizio Dettore è diventato parlamentare. Ok, ecco, un partito che ovviamente risulta tra la maggioranza, insomma, del comune capoluogo. La maggioranza del comune capoluogo, e che però, insomma, non sempre, infatti c'è stato un consiglio comunale proprio recente su una questione anche piuttosto spinosa come quella della sede della Polizia Municipale, in cui proprio il consigliere Federico Scapecchi ha sostanzialmente, insomma, prima sposato, poi ripresentato, insomma, un emendamento che sposava quello della minoranza. Ecco, Forza Italia che cosa vuole essere allora all'interno della maggioranza del comune capoluogo? No, dici anche cosa ne pensi te della caserma lì in via Fabio Fizzi. Io credo che le scelte amministrative, quando vengono assunte, siano scelte della maggioranza, pertanto in quel caso specifico la scelta di Federico Scapecchi, in quel caso che lui ha precisato correttamente essere una scelta di ordine personale, l'ha sottolineato,
ha espresso quel dissenso nel merito ed era un percorso personale di coerenza. Chiaramente la maggioranza si è espressa così come è emerso, quindi nella sostanza vorrei sottolineare che non esiste un conflitto o una problematica. Quel fenomeno che si è verificato lì è stato ben inquadrato, era all'interno di una sensibilità personale che va rispettata e così come per primo Federico l'ha individuata, quindi per me è un fatto normale, insomma. Quindi una dialettica politica che ci può stare, insomma. Ci può stare perché soprattutto Federico è stato correttissimo nell'inquadrarla sul piano personale. Sì, sì. Ecco, ma non sarebbe stata opportuna una scelta così importante anche per l'impegno finanziario che comporta anche per i prossimi anni averla discussa in Consiglio Comunale, indipendentemente dai formalismi, se è un acquisto o non è un acquisto, quello che è. Cioè, però insomma, corretto, il merito della scelta, credo che questo passaggio, proprio perché è stato individuato da parte del sindaco, della giunta che l'ha deliberato in questo senso, vada a ricordare una cosa. Il sindaco quando ha pensato a Saione ha pensato a porre un presidio a Saione. Quindi questo io ritengo che sia la fonte del ragionamento che è estremamente corretto. È una scelta amministrativa quella di aver individuato alcune proprio peculiarità di quel territorio che era sotto attacco nei mesi scorsi. Io voglio ricordare come il sindaco, la giunta e quant'altro abbiano mosso in sintonia con la prefettura e le forze dell'ordine un'azione pesante su Saione che si è vista. Si è vista perché nel corso dei mesi si è passati da una situazione d'emergenza a una situazione riportata su binari accettabili. È chiaro che questo passaggio, la presenza di una caserma della Polizia Municipale proprio a Saione, sia una scelta amministrativa corretta che secondo me interpreta perfettamente quello che è un bisogno territoriale, perché avere persone che vigilano in quel contesto aiuta quel quartiere ma aiuta anche la città nel suo complesso. Quindi insomma è d'accordo. Sì, è d'accordo. Ecco, okay. Allora, io ecco, ti vorrei chiedere un'altra cosa. C'è stata pochi giorni fa una vicenda, uno scontro tra la senatrice Nisini e proprio direi quindi contro Mugnai, contro Dettore, perché praticamente Forza Italia ha espresso dei giudizi estremamente negativi su questo governo e lei si era sentita in dovere, la conosci questa vicenda. Ecco, allora intanto c'è cioè due cose. Prima di tutto, cosa ne pensi di questa vicenda e di questo scontro pubblico che ha portato la senatrice? E poi ecco anche il rapporto tra Forza Italia, Arezzo, insomma la provincia d'Arezzo, e la Lega anche nella prospettiva delle prossime elezioni amministrative che oramai sono alle porte. Nella provincia d'Arezzo ci saranno le elezioni in molti comuni. Quindi esiste la possibilità che queste due forze si presentino congiuntamente alle elezioni oppure è lo scontro che... Allora, mi piace sottolinearlo perché sei partito da un episodio che comunque conosco e che comunque si è risolto nel giro di poche ore, nel senso di dire che ciascuna ha espresso una posizione, non c'è stato nessuno scontro, come si dice, all'arma bianca, sono state espresse due opinioni, entrambe legittime. Noi siamo all'opposizione di questo governo perché quando Berlusconi ha dato l'ok a che Salvini andasse a fare il governo con i 5 Stelle, poi i 5 Stelle ci hanno posto il veto e pertanto noi abbiamo scelto la strada necessaria dell'opposizione perché siamo stati collocati da loro in quella posizione. La senatrice Nisini è una persona che parla chiaro, è una persona che io stimo e che ha espresso alcuni concetti. La stessa cosa l'ha fatto Mugnai, senza tirarsi indietro rispetto alla posizione, perché non c'è uno scontro, tant'è vero che la cosa si è risolta subito. Dico anche di più, a livello territoriale non c'è alcun tipo di problema sul piano della coalizione. La prova è le elezioni provinciali. Noi abbiamo dimostrato che a livello delle elezioni provinciali c'è stata una linearità perfetta tra tutte le forze del centrodestra più i civici, che voglio ricordare sono stati coinvolti. Pertanto a livello territoriale non c'è nemmeno una dialettica per dire vado avanti io o vai avanti te. L'obiettivo di tutti è quello di vincere nei comuni, vincere alle prossime elezioni. Pertanto il clima è estremamente positivo,
collaborativo tra tutti, a tutti i livelli, compresi i livelli istituzionali, quindi quelli parlamentari, ma per scendere a noi, nel territorio abbiamo un rapporto ottimo tra segreterie e tra consiglieri che poi vanno a costruire quel tessuto che serve per poi vincere le prossime amministrative. Allora, siamo insomma, a ridosso della pausa pubblicitaria, però secondo me questa, insomma, essere all'opposizione a livello nazionale, essere invece forza di governo a livello locale, ovviamente Mennini fa bene a dire che va tutto bene, però io faccio un po' fatica a crederlo, ma per il semplice fatto che spesso e volentieri magari appunto c'è una decisione a livello nazionale che si subisce a livello locale, perché voglio dire questo accade, e che poi però o è condivisa o non è condivisa. Un esempio lampante sono i soldi per le periferie, no? La vicenda dei soldi per le periferie, dove la Nisini ha votato. Poi vorrei aggiungere anche un altro elemento, l'attrattività in questo momento della Lega anche verso il vostro elettorato, ma secondo me anche verso la vostra classe dirigente, perché io vedo più o meno anche nel nostro territorio delle persone che stanno ammiccando molto alla Lega, quindi dire va tutto bene, va bene, però ecco, non... Io posso riconfermare questo, perché poi dopo lo vedremo. Io parto sempre dagli elementi concreti. Se vi sono frizioni, le frizioni si devono vedere e devono portare dei danni. Quando vedo che in un'elezione, come ripeto, la provincia, c'è stata una perfetta sintesi tra tutti e i risultati li hai portati a casa perché hai vinto in maniera assolutamente importante consiglia che assai la provincia di Arezzo, questo smentisce qualunque tipo di tensione interna. L'obiettivo di tutti è conquistare comuni, perché chiaramente proporre in maniera seria una soluzione di governo all'interno delle singole amministrazioni è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Ci siamo riusciti in provincia, ci riusciremo anche alle comunali. Le varie sensibilità nazionali e quant'altro, le ricadute territoriali non sono a livello di battaglia tra partiti, semplicemente dialettica. Se io dico che la scelta del rallentamento delle fonti di sostegno del progetto di aree degradate è un errore perché rallenta un processo virtuoso, non vuol dire che mi sto scontrando con la Lega, questo è il concetto. Esprimo un'opinione circa una scelta che considero sbagliata. A livello territoriale mi siedo volentieri assieme alla Lega, Fratelli d'Italia, ai civici, per affrontare se in quel comune troviamo il candidato migliore per vincere al ballottaggio o vincere al primo turno. Questo clima è completamente uguale a prima, non è mai cambiato niente dalla formazione del governo ad oggi. I risultati, ripeto, li abbiamo già conseguiti con il risultato della provincia, speriamo non tanto di avere il clima, ma di avere le persone giuste, quindi di lavorare bene, questo lo dico a tutti, non solo a Forza Italia, diciamo, di trovare le migliori persone per offrire una proposta di governo territoriale. Voglio ricordare che nella maggioranza dei comuni, sono 24 i comuni che il prossimo anno vanno a votare, in provincia di Arezzo, lì dobbiamo trovare le soluzioni che rispondano ai territori. Quindi su questo poche parole, poche valutazioni nazionali, molte territoriali. Il clima è buono, sicuramente i risultati si vedranno. Quindi ci vogliono 24 buon candidati, diciamo, certo, così, certo, perché certo. Poi devono essere anche credibili, perché sicuramente quando si parla di un'elezione amministrativa, ecco, la persona assolutamente fa la differenza, no? Nel senso ovviamente il carisma, perché la preparazione, insomma, il fatto che comunque il territorio, ecco, si possa mandare a governare persone preparate. E noi su questo nella nostra trasmissione spesso ne abbiamo dibattuto, e allora cerchiamo di capire come, volendo anche chi, dopo la pubblicità. Allora, eccoci qua, seconda parte di A Tu per Tu con Bernardo Mennini, segretario provinciale di Forza Italia. Lui è anche presidente di ATAM, quindi ha a che fare anche con i parcheggi, tanto per capirsi. Magari se poi a fine trasmissione, fatto insomma tutte le nostre vicende politiche, ci dice anche cosa volete fare per questo benedetto baldaccio che ancora non si è capito. Chiaro. Però detto questo, stavamo ragionando delle elezioni amministrative che appunto ci saranno il prossimo anno in provincia di Arezzo. 24 sono i comuni, tra virgolette, sono tutti da conquistare o no? No, non mi sembra. No, alcuni sono tanti che hanno già conquistati, parecchi da conquistare, parla di conferme, esatto. E di nuove
Io non parlerei manco di conquiste, io direi di nuove convinzioni per gli elettori, perché ecco, mi piace parlare delle elezioni come aspetto democratico, assolutamente. Dopo un'imposizione. Allora, 24 candidati che devono ancora essere scelti, perché poi voglio dire, bisogna anche fare queste scelte in maniera molto ponderata, perché io vorrei che nel mio comune ci fosse un amministratore prima di tutto capace. Sì. Poi forse oggi la politica, l'appartenenza, no, all'ideologia piuttosto che al simbolo è molto più labile, è sfumata. Molto deve più essere labile. Una persona capace di offrire un progetto di cambiamento vero, pertanto bisogna lavorare sentendo i territori prima di tutto, inutile pensare a candidature imposte, non è che posso venire e andare in un comune imponendo un candidato, lavoriamo prima di tutto con quelli che già ci sono nel territorio, capendo esattamente quelle che possono essere le proposte sui temi, sulle persone, e poi arriviamo a chiudere nei prossimi mesi. Chiaramente le elezioni, voi sapete che non è che vengono chiuse oggi, certo, però ancora siamo in fase di elaborazione, come è normale, tutti gli schieramenti si stanno guardando intorno per capire qual è la formula migliore. Noi offriremo sicuramente un prodotto, come si dice, concretamente vicino alla gente, quello che dice di voler risolvere praticamente le problematiche. È chiaro che non sempre si riesce a risolvere le problematiche, ma l'impegno è a mettercelo. Oggi aspetti ideologici, concettuali non servono più. Serve dire se una persona ha bisogno di una risposta, dargli quella risposta e fargli capire come gliela dai. Questo è l'obiettivo che il centrodestra nel suo complesso ad Arezzo si pone. Forza Italia è sempre stato l'elemento che ha sempre tirato, come si dice, i fili delle forme di alleanza. Io rivendico le capacità di Forza Italia che negli anni ha saputo fare, facendo anche spesso e volentieri dei passi indietro per cercare di favorire l'unità e la maturazione di scelte che poi si sono dimostrate vincenti. Abbiamo visto in tanti comuni che non era assolutamente scontato potessero essere complete. Insomma, è una tela sì, di questo piccolo ragnetto che sta tessendo, perché poi voglio dire, c'è da pensare al comune capoluogo nel 2020, ma la regione Toscana, perché non sottovalutiamo che comunque l'assalto alla diligenza è un po' quello, no? Non è tanto un assalto alla diligenza, io credo sia proprio un momento di crescita democratica, credo che vi sia una forte divaricazione tra quello che i toscani vogliono e quello che gli viene offerto. Quindi la proposta che farà il centrodestra in Toscana sicuramente ad oggi nella fotografia, ma la politica va sempre mantenuta nel corso dei mesi, quindi non va dato mai per scontato nulla, bisogna essere vicini alle persone, dare risposte vere e in quella maniera ottenere la fiducia, perché vincere in Toscana è possibile se si è credibili. Questo è l'obiettivo che noi come Forza Italia ci proponiamo e che nel centrodestra cerchiamo di far sì che si venga a realizzare. Senti, rispetto ai comuni che già avete, che già amministrate, e quindi penso Subiano, Castiglione Fiorentino, che si torna ora a votare, intanto un giudizio sui sindaci, sulle amministrazioni di questi due comuni, e poi soprattutto verranno ricandidati e il sindaco uscente verrà ricandidato per il secondo mandato oppure ne verrà ridiscusso con anche perché 5 anni fa la Lega non c'era e quindi... Ma io non credo che la Lega o come Forza Italia, come Forza d'Italia valuti lì, prima di tutto si tratta in molti casi di civici, pertanto come tali si guarda al territorio. Ripeto, l'obiettivo è vincere, quindi fare in modo che la città abbia valutato positivamente se un sindaco ha lavorato bene, è una cosa assurda toglierlo. Sindaci di queste due città, secondo due me, Castiglione Fiorentino e Subiano hanno lavorato bene, nel senso hanno dato delle risposte, poi su questo lavoriamo, cioè, per parte nostra il giudizio è positivo. Okay. E quindi ecco, ma c'è come principio la ricandidatura del sindaco uscente? Si parte da lì, io sono convinto che non ci saranno cambi di sindaci, perché non ci sono motivi per i quali gli uscenti possano ottenere un giudizio negativo. Ecco, io non ho questa visione. Ma ecco, la Lega nel prossimo... La Lega è un partito... Tornata pretenderà di poter candidare qualche sindaco, presumo. Io ritengo che la Lega ragioni come noi, ragioni per avere il risultato della vittoria nei comuni, pertanto parte come noi dal fatto di valutare ciò che è stato fatto, e io credo che così come lo dice Forza Italia, lo dice la Lega, lo dicono Fratelli d'Italia, lo dicono anche i movimenti civici che sono territoriali. Io ritengo che non avremo nei comuni dove sono già stato ottenuto dei risultati degli sconvolgimenti, perché nessuno dei sindaci, a mio parere, ha lavorato male.
Ok, no, effettivamente però quello che diceva David è corretto, nel senso che comunque se pensiamo che la Lega ad oggi ha espresso una senatrice, quella che in Toscana, la Lega, beh, io credo che questa carta peserà, peserà tanto. La Lega, a mio parere, ha un interesse che è equivalente al nostro, quello nostro di Forza Italia, quello di vincere nei comuni. Cioè, credo che non si sia mai... Forza Italia farà un passo indietro se la Lega dirà qui voglio candidare? Ma qui non c'è un candidato di Forza Italia, un candidato della Lega, c'è dei candidati civici. Pertanto, se questi candidati civici... Civici comunque affini a... Affini, dire, appunto, se nel territorio... Poi il civismo vero, io... lo riscontro io mi permetto di riportare sul punto nei territori abbiamo liste civiche che hanno nella provincia alla fine lo scontro era tra la destra e la sinistra diciamo che non è posso essere preciso io su questo non sono d'accordo c'è stata una sinistra che si è marcata a sinistra la lista della del sindaco di Civitella ha parlato di sinistra noi abbiamo parlato di comuni per la provincia abbiamo infatti avuto una proposta che è stata capace di parlare anche ai civici secondo me quando si affronta il tema sul piano prettamente politico, si rischia che quando si è affrontato in un comune dove la buona amministrazione travalica la collocazione. Io parto dal presupposto che le realtà civiche che hanno vinto in questo momento, a mio parere, ma credo di interpretare anche un volere comune, siano i punti dai quali si parte. Quindi io credo che non ci siano... Estendendo un po' la platea, ma... le chiacchiere, poi saranno sicuramente chiacchiere, perlomeno dell'interesse del nostro sindaco Ghinelli a una candidatura alla regione toscana, evidentemente non hanno fatto i conti con la Ceccardi, che è esponente di spicco, sindaco di Cascina della Lega, che gli è stato affidato già il compito di coordinatore di tutta la Toscana e che effettivamente sarà... sicuramente il candidato della Lega a governatore, evidentemente se Forza Italia ne candida uno, la Lega un altro, evidente non che non ci saranno mai problemi di questo tipo. Quindi tutto sommato non credo quello che dici te che non ci saranno nemmeno problemi a livello provinciale. Diciamo io che credo che la lavano in famiglia, non ce la faccio dicono. Ma va bene, però è l'oggettivo il sindaco Ghinelli è un buon sindaco, governa bene tutti i modi di prendere anche il potere, diciamo proprio io credo in senso che... non solo partecipando a una coalizione ma direttamente con i propri quindi candidati. Si parla anzitutto del 2020, pertanto siamo molto distanti. Poi in secondo luogo mi sembra che sia evidente che non è come dici te che dice tutto. Io posso garantire che coesione, cioè il fatto stesso che la Lega accetti che voi esprimete tutti i sindaci voi, mi sembra insomma abbastanza scontato. No, chiariamo. Qui si è parlato di civici, qui non esiste un sindaco di Forza Italia della Lega, cioè qui si parte dalla realtà civiche territoriali. Quando si parla di realtà civiche territoriali bisogna essere rispettosi di quello che sono stati i risultati dei cittadini. Se vinci a Subiano, a Castiglioni o hai vinto a Capolona l'anno scorso con delle formule civiche, tu devi rispettare la realtà civica perché è quella che ti ha permesso di arrivare a un risultato. Quando dico che i partiti sono a supporto di amministrazioni vuol dire che quando noi appoggiamo convintamente una realtà civica, lo facciamo per cercare di far sì di validare che quel processo che nel corso di 5 anni ha portato dei risultati venga mantenuto. Quindi non esiste una volontà, ma questo, ripeto, non è solo un problema di Forza Italia, è un problema di tutta la coalizione. La logica è vincere, non è fare e mettere la bandierina spaccando chissà cosa. Quindi la logica è, autenticamente, siamo partiti di governo e pertanto per governare bisogna avere idee ben chiare in testa. Su questo... le partizioni, diciamo, le divisioni fittizie per cercare di spaccare un posto dove un comune nel quale già si è vinto, ritengo che siano assolutamente marginali. Noi siamo, insieme agli altri partiti, fasati per vincere e per confermare dove già si è vinto con coalizioni civiche che possono avere anche apporti del centrodestra. Chi le ha interpretate? Quindi è qui semplicemente questo, qui non c'è un problema di primazia rispetto a uno o l'altro. Se hai vinto devi partire dalla formula che ti ha permesso di vincere e vedi come poterla confermare se ha lavorato bene. Questo è il concetto. Senti, andiamo in uno spazio un po' più nazionale.
Allora, qui c'è questa situazione di questa manovra di bilancio che ancora non abbiamo ben chiaro come andrà a finire, però attualmente lo scontro con l'OE sembra che stia rientrando, perché poi questo governo sta facendo dei passi indietro. Però vorrei, praticamente i due provvedimenti che hanno creato tutto questo scontro con l'Europa sono da un lato il reddito di cittadinanza, dall'altro la quota 100 per superare la Fornero. Ecco, te, Forza Italia, cosa ne pensa a un provvedimento come il reddito di cittadinanza, che è evidentemente un provvedimento assistenzialistico, e il superamento della quota 100, che logicamente va a incidere anche quello sulle finanze pubbliche in un momento così difficile? Io ribadisco sempre il concetto, che sono opinioni che io chiaramente esprimo, perché anch'io vivo la politica così, chiaramente la nostra posizione nazionale è stata ben interpretata anche sabato, dove aveva avuto una conferenza stampa dove proprio l'onorevole Dettore, che è poi il parlamentare del territorio, ha illustrato un po' qual è il perché del no a molti dei provvedimenti di questa manovra, perché sono spesso prodotto di una narrazione che non è diciamo concretizzata da fatti concreti. Noi siamo sul reddito di cittadinanza, siamo concettualmente lontani, riteniamo che l'aspetto assistenzialista non aiuti soprattutto quelli che dovrebbero essere teoricamente i beneficiari del provvedimento. La manovra noi la contestiamo soprattutto perché vi sono provvedimenti che non condividiamo, ma anche perché ad oggi, per esempio, ne parlava proprio l'onorevole Dettore, sul reddito di cittadinanza abbiamo il semplice appostamento di 8 miliardi a bilancio, ma non del criterio col quale. Quindi esiste anche una grande distanza tra la narrazione che viene data nei media, social media, eccetera, eccetera, e la realtà. C'era un post, non so se hai visto, Di Maio ha detto che hanno stampato 6 milioni di queste tessere a 780 euro l'una per 12 mesi. Viene fuori una cifra intorno a 56 miliardi. Secondo me, qualcosa di diverso. Il concetto, proprio per questo, tante volte se ne parla qua, proprio per farsi un'opinione, per divertirsi, perché alla fine sono scelte a livello nazionale. Però credo che vi sia una grande differenza tra quello che viene enunciato e tra quello che poi sarà realmente. Quindi il tempo ci dirà, e sono convinto ci svelerà l'arcano, cioè svelerà che se c'è una narrazione forte in un certo momento, poi alla fine qualcuno chiede un conto. Vedremo qual è questo conto. Diciamo, secondo l'impostazione nostra, crediamo che vi sia una grande differenza tra l'annuncio e la realtà. Lo vedremo. Allora, veniamo veramente a un tema invece prettamente pratico e concreto. In questo caso togliamogli la giacchetta di segretario provinciale di Forza Italia, gli mettiamo quella di presidente dell'ATAM. Che facciamo con il parcheggio Baldaccio? E poi mi diceva prima che probabilmente, visto che adesso siamo in periodo natalizio, dove arriveranno i pullman verrà dato un servizio di bagno pubblico, perché ad Arezzo, lei lo sa bene caro Faltoni, non ci sono i bagni pubblici, non ci sono proprio, non è che quei pochi che ci sono non funzionano, e questo è. Che allora, famo? Per quanto riguarda il Baldaccio, diciamo, andiamo in coerenza, non tanto ATAM quanto l'amministrazione comunale realizzerà gli ambienti nella parte emersa del Baldaccio, diciamo, quei famosi ambienti che per anni sono stati disabitati, nella sostanza perché non erano dell'amministrazione comunale. Mi fa piacere precisare il perché, tante volte dice, ma per anni sono rimasti sfitti. Perché? Perché non erano dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale aveva in gestione esclusivamente il parcheggio, ma non gli ambienti. Adesso il comune, con una scelta intelligente, ha ripreso l'intera area e quindi provvederà, nonostante il bando alle periferie, a ristrutturare in una joint venture tra comune e ATAM gli ambienti sovrastanti, poi mettendoli a reddito, quindi con un bando pubblico verranno affidati a soggetti che abbiano una capacità di attirare clientela in modo tale da alimentare la vita del parcheggio. Quindi commercio? L'obiettivo è, diciamo, commercio, diciamo, attività ad alta rotazione. Okay. Questo sulle categorie diciamo siamo a valutare, ma semplicemente con l'ottica di dire lì deve venire qualcuno che chiama persone e queste persone poi parcheggiano all'interno. Okay. L'idea nostra è proprio quella, creare un flusso di persone che possano credibilmente
Fabbrire il parcheggio. Io voglio in futuro dimenticare che quello è il parcheggio Baldacci, io voglio che diventi il parcheggio a servizio di quello che c'è sopra. Il futuro deve diventare questo, credo che sia il miglior modo per far sì che un'opera pubblica, perché ricordiamo il Baldacci è un'opera pubblica, abbia vita e abbia redditività. Benissimo, e questa storia dei bagni pubblici? Sì, nell'ambito della città del Natale, perché con l'assessore Comanducci, che ha avuto la grande idea, che quest'anno è ancora più bella, abbiamo cercato di far sì che diciamo, l'arrivo dei turisti, di coloro che arrivano con i pullman, potesse essere più gradevole ancora, e quindi stiamo predisponendo assieme anche all'associazione commerciale, cioè trovare il sistema, di far sì che all'interno del parcheggio, quello del Rossellino, che è il parcheggio di arrivo, vi possono essere dei bagni fruibili, in modo tale che chi arriva possa avere un giusto possibilità di avere un'offerta di bagni, in modo tale che l'arrivo ad Arezzo sia proprio praticamente percepito anche con i servizi che vengono offerti dalla città. Ai turisti che arrivano. Si può aggiustare quella scala mobile, siamo più contenti. La scala mobile no, mi fai dire, no? La scala mobile no, mi piace. Perché la scala mobile purtroppo è ferma, ma non è perché, come vedete, la maggioranza delle scale funziona ora. Sì. Ce n'è una che è ferma, si è rovinato la corona. Si è proprio accantonata, tra l'altro, lì nel Lo so, spazio. Purtroppo abbiamo dovuto mandare a rifare il... lo so, ma il problema è... si è rotto un pezzo, abbiamo dovuto farlo fare esatto. Questo pezzo, non è che lo trovi dietro la strada, la risistemeremo sicuramente in questi giorni. Purtroppo le scale mobili sono vecchie. La maledizione della scala mobile colpisce chiunque, glielo dico. Sono del 2000, le scale mobili sono... Io non mi tiro indietro rispetto alla responsabilità. Una scala mobile ferma è una vergogna. Pertanto io sono il primo a far sì che noi bisogna essere pronti sempre. Chiaro che quando succede una cosa del genere, si rompe una catena di trascinamento o si rompe in quel caso la corona di trascinamento, io non posso far altro che chiedere di farla sistemare. Finché non c'è quella, ricordatevi, purtroppo avete visto quello che succede quando non c'è manutenzione. No, per carità. Quindi noi dobbiamo essere meglio molto attenti, che pericolosa, perché le immagini di Roma ci fanno capire come una scala mobile possa diventare pericolosa. Però è proprio una maledizione. Tenga presente, quelle scale sono del 2004. Quelle scale interne sono del 2004, hanno 14 anni, non sono mai state ferme. E sono quelle esterne che danno problemi. Le esterne abbiamo sistemato, ma l'obiettivo nostro è coprirle. L'obiettivo delle scale mobili esterne sempre... è la... Ritengo di poter proporre anche alla sovrintendenza, che è il soggetto che poi può permettere questo, un progetto che non impatti con l'estetica meravigliosa di quella zona. Quindi cercheremo di lavorare in questo senso. L'obiettivo è coprirle, perché coprendole sicuramente quelle scale avranno una vita diversa. Bene. Nella ruota c'è stato? Ancora no, devo andare perché ci volevo andare poi dopo con mia figlia, perché ci voglio portare lei per vedere Arezzo dall'alto, ma ci vado perché è una cosa bellissima, una grande politica, idea. Nella ruota politica di questa città c'è, e vediamo che c'è in maniera anche, come dire, importante. Detto questo, possiamo salutare, ci siamo permessi qualche battuta. Assolutamente, io sono uno, come si dice, accetta volentieri. Tempo mi è tiranno, piacere, grazie. Abbiamo potuto parlare ancora per ore, perché poi il nostro ospite veramente anche loquace, quindi parla, e quindi è un divertimento. Niente, va bene, grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a Bernardo Bettini. Buonasera a tutti.